Allora, riprendiamo la nostra discussione sui KPI. La volta scorsa di questo diagramma, no, di questa tassonomia di possibili KPI, avevamo già analizzato quelli di tipo generale, quello di tipo efficienza, ossia cosa succede all'interno del processo, e quelli di tipo qualità, ossia quali sono le caratteristiche del prodotto che è erogato in output rispetto al processo. Ci manca di vedere che cosa potersi aspettare all'interno dei KPI di servizio. Allora, il servizio, ricordo dal diagramma che avevamo visto all'inizio, che qua non è stato riportato di nuovo per ragioni di spazio, i KPI di servizio vanno a confrontare l'input con l'output, quindi vanno a verificare le caratteristiche di un output prodotto da un processo rispetto alle caratteristiche dell'input che ha scatenato il processo stesso e quindi ha fatto sì che questo processo producesse qualche output. Quindi come possiamo andare a confrontare una richiesta con una risposta di fatto, una domanda con una consegna? La prima dimensione rispetto a cui possiamo confrontare queste cose è quella temporale, cioè quanto tempo passa tra la richiesta e la risposta, quanto tempo passa tra l'ordine e la consegna, quanto tempo passa tra la domanda che ho fatto e la risposta che ho ricevuto. Immaginate una domanda in un comune, in un ufficio pubblico, qualcosa di questo genere. No? Questo è il tempo di risposta. Il tempo di risposta è la differenza di tempo tra il momento in cui l'input viene fornito al processo e quindi ipoteticamente il processo può cominciare a lavorarci, un attimo prima non sapeva che ci fosse questa richiesta, quindi non poteva farci nulla, e il momento in cui l'output è disponibile, quindi il processo ha completato le attività che doveva fare per quella singola richiesta. Ciò che succede è che spesso il processo, quando riceve un input, non è sempre pronto ad eseguirlo immediatamente. E quindi una richiesta di solito attraversa, parlando in modo molto macroscopico, due fasi. Nel momento in cui arriva una richiesta c'è una prima fase di attesa non produttiva. Cioè la richiesta sta lì in attesa che qualcuno cominci a guardarla. Prima, vedendo dal punto di vista dell'activity diagram, prima che il token entri dentro la prima attività, dentro la prima azione. Il token è in attesa che chi deve compiere la prima azione la compia. Questo è un tempo che passa, che dal punto di vista del cliente, del richiedente, fa parte del tempo di risposta di una richiesta, cioè lui la richiesta l'ha già fatta. No? E quindi quel tempo lì conta già, è già un ritardo nella esecuzione della sua richiesta. Ma dal punto di vista di chi esegue il processo, dell'attività del processo, la richiesta non è ancora iniziata, cioè le lavorazioni per quella richiesta non sono ancora iniziate, è un po' come se rimanesse in coda. No? Una richiesta che rimane in una coda di ingresso in attesa di poter essere preso in carico. E questo tempo lo chiamiamo lead time, che è il tempo di ingresso, in certo senso, che è il tempo che intercorre prima che la richiesta venga presa in carico. Dopodiché, una volta che è presa in carico, ci sarà un certo tempo per eseguirla. Quindi a volte ci sono i processi che sono magari veloci a essere eseguiti, ma complessivamente hanno un ritardo molto grande. No? Questo mi capita, magari mi mandate una mail, io ci metto magari 20 secondi a rispondervi, però vi rispondo 15 giorni dopo perché ero perso la mail, mi sono incasinato, mi sono dimenticato o altro. Allora, questo è un processo che dal vostro punto di vista è durato 2 settimane e 30 secondi. Dal mio punto di vista è durato 30 secondi.
Di mezzo c'è un tempo di attesa che può essere giustificato o non giustificato, dipende dai casi, ma sicuramente un tempo di attesa che pesa sul richiedente, non pesa sul processo, cioè non consuma risorse. Quando noi calcoliamo indicatori di efficienza, ok, l'efficienza prodotti su unità di tempo, prodotti su unità di persone, eccetera, eccetera, di tutto il KPI di efficienza, le richieste che sono ancora lì, non sono ancora state elaborate, non pesano, perché non stanno consumando risorse. Però, volendo, un lead time eccessivo può essere indice di un difetto di organizzazione. Tu avresti le risorse per rispondere in 30 secondi, rispondi in 15 giorni. C'è qualcosa che non va. Lo sto applicando a me stesso, no? Perché fornisci un servizio che è molto più scadente rispetto a quanto in realtà questo servizio ti costa. Quindi per questo conviene distinguere qual è il tempo necessario effettivamente all'esecuzione del processo rispetto al tempo morto di attesa. Poi in realtà questo ragionamento lo possiamo ripetere anche all'interno del processo, cioè ogni volta che il token si sposta da un'attività all'altra c'è sempre un tempo di attesa e un tempo di esecuzione di questa attività qua. Ma lì già entriamo nel dettaglio, il KPI diventa, è un indicatore sintetico, quindi spesso non ci interessa arrivare a quel livello lì. Quindi ci sono questi due tempi che vengono percepiti dal cliente. Ma ovviamente il cliente non si può aspettare una risposta immediata sempre, no? Il cliente si aspetta un certo tempo di risposta che magari noi dichiariamo anche. E quindi quello che diventa un problema o che può essere interessante misurare è la differenza tra il tempo di risposta o il tempo di attesa, scegliamo quale indicatore, vale per entrambi gli indicatori, effettivo rispetto al tempo di attesa, in questo caso potrebbe anche essere il tempo di risposta nominale. Io so che quella pratica dovrebbe, quella richiesta dovrebbe essere completata in 3 giorni? Bene, io per i primi 3 giorni non mi preoccupo. Mi preoccupo se sforo i 3 giorni, cioè di quanto sto sforando nei miei tempi di risposta rispetto al valore nominale, il valore che dovrebbe esserci, il valore per il quale avevo progettato il sistema, il valore che ho garantito oppure promesso ai miei clienti. Quindi il vero ritardo non parte dal momento in cui viene fatta la richiesta. Il ritardo parte dal momento in cui siamo arrivati al giorno in cui era prevista la consegna e questa consegna non arriva. Da quel momento in avanti sono in ritardo. Prima semplicemente ero all'interno di un tempo di servizio. Ovviamente questo ha senso se io ho definito qual è il mio tempo di servizio nominale e l'ho condiviso. Quindi di questo ritardo io potrei calcolare delle metriche di secondo livello, delle metriche indirette. Già in realtà il ritardo è lui una metrica un po' indiretta, perché è la differenza tra una misura di tempo, cioè l'istante di tempo della consegna, scusate, il ritardo nella il tempo necessario a eseguire un ordine rispetto a un altro indicatore, che è una costante, in questo caso il tempo nominale per eseguire l'ordine. Ma questo numero è di nuovo un numero, ragioniamo nell'ottica dei KPI, di basso livello, perché ogni singolo ordine, ogni singolo input, ogni singolo output avrà un delay, che magari se siamo fortunati nella maggior parte dei casi sarà zero, ma in alcuni casi non sarà zero. Allora, tutti questi numerini, cosa me ne faccio di tutti questi numerini? Posso fare nella media, ad esempio. Posso farlo perché questi ritardi sono delle misure prese in una scala dei rapporti. Perché in una scala dei rapporti? Beh, sicuramente è una differenza tra due tempi, quindi almeno nella scala degli intervalli, ma poi in questa scala il delay uguale zero ha un significato ben preciso, ho consegnato in tempo. Quindi, poiché lo zero ha significato, siamo nella scala dei rapporti. Posso parlare di un ritardo doppio rispetto di un prodotto rispetto a quello di un altro prodotto, no? Perché il ritardo l'ho misurato mettendo lo zero al valore nominale. Essendo una scala dei rapporti, ma in realtà sarebbe bastata anche quella di intervalli, posso calcolare il ritardo medio, è un tipo di metrica, un tipo di indicatore. Oppure posso calcolare qual è il numero, o meglio ancora la percentuale di ordini
che subiscono un ritardo. Io so che il 10% degli ordini è in ritardo e il ritardo medio vale 2 giorni. Sono due indicatori diversi, indiretti, due indicatori diversi, calcolati con delle misure indirette sul dato grezzo che è il ritardo. Quindi stiamo costruendo indicatori un pochino più articolati, un pochino più significativi anche, che non il singolo valore del ritardo. Oppure il numero di ordini ritardati di più di un giorno. Chi di voi prende i treni sa che un treno fino a 9 minuti non è in ritardo, per definizione contrattuale. Okay? Perché loro quando dichiarano un ritardo di 5 minuti, quello non vale. Dal contratto, no? È accettabile. Dopodiché il loro, fino da quando scrivono sul tabellone in ritardo di 5 minuti, che quindi per loro è puntuale, da contratto, in realtà quel 5 significa da 5 a 9. Quando è il treno in ritardo di 4 minuti scrivono 0. Scrivono 10 solo quando il ritardo, che loro stanno misurando, è maggiore di 10. Quindi è come dire quanti treni sono arrivati in ritardo, in realtà viene traslata in quanti treni sono arrivati in un ritardo maggiore di 9 minuti. È definito così quell'indicatore. Perché fino a 9 vale 5, 5 non viene calcolato, quindi parte da 10 in realtà è il vero ritardo. Quindi anche qua è un altro indicatore, bisogna solo, appunto, come sempre, fare attenzione bene a come sono calcolati i vari indicatori prima di dargli un significato. L'altro indicatore che può essere costruito, no, sui KPI di servizio sono i cosiddetti ordini perfetti. Un ordine lo definiamo perfetto quando l'output è conforme a ciò che era stato richiesto in input e viene anche consegnato in tempo. Cioè, è tutto filato liscio. L'ho consegnato in tempo e guarda caso ho fatto proprio la cosa giusta. Quindi se mi hanno ordinato carote, gli ho consegnato delle carote, non delle patate. Questo è diverso rispetto ai KPI di qualità, dove nel KPI di qualità dicevamo che se tu ordini carote e io ti consegno patate, purché quelle patate siano buone, la qualità dell'output è buona. Perché nel KPI di qualità vado a vedere solo l'output e non so a quale input era corrispondente, a quale richiesta corrispondeva questo output. Invece qua vado proprio a fare il confronto. Ho consegnato ciò che era stato richiesto e poi avrò un KPI di qualità che mi dice se questo prodotto è stato prodotto bene, ma verifico che sia quello giusto e che sia stato consegnato in tempo. In questo caso posso calcolare il numero di ordini perfetti, la percentuale di ordini perfetti in un certo periodo di tempo rispetto agli ordini totali e così via. Oppure ci sono altre misure che cercano di vedere anche un po' qual è l'interazione con l'utente nell'erogazione del servizio. Questi in particolare sono più interessanti se pensiamo ai servizi che non ai prodotti. Cioè, cosa succede o quali sono gli spazi di manovra dell'utente dopo che ha fornito un input? È possibile modificare un ordine già fatto? È possibile annullarlo? È possibile aggiungere? È possibile variarlo? È possibile mettere delle richieste speciali? Allora, in questo caso vado a misurare non solo gli ordini eseguiti, ma il livello di flessibilità con cui riesco a venire incontro a delle richieste non, diciamo così, standard da parte dei clienti. Allora, in questo caso posso andare a valutare questo grado di flessibilità, ad esempio numericamente, o misurandolo in ordini o misurandolo in euro, quindi il numero di ordini che hanno subito modifiche che sono riuscito a accettare e a tenerne conto, non richieste arrivate, ma richieste di modifica effettivamente eseguite, oppure il valore di tali ordini. Quindi questo è un servizio che offro al cliente. Il servizio è fare pezzi di un certo tipo, ma nel servizio è anche compreso, è un valore aggiunto, un livello di flessibilità, no? In più. Ecco, sono tutti tipi di indicatori che possono essere definiti qua dentro, dove la costante è sempre il raffronto tra una richiesta e una esecuzione di una risposta. In tutti questi misurano cose molto diverse,
Però vediamo sempre un cliente che chiede e il processo che produce e confrontiamo le due. Questo è il mondo degli indicatori di servizio. Quindi, cosa facciamo di questi indicatori? Questi indicatori sono di fatto la parte, diciamo così, numerica che mi permette di valutare un processo. Un processo di per sé non possiede degli indicatori giusti o sbagliati o completi. L'indicatore valuta un aspetto delle prestazioni di quel processo e l'aspetto che viene valutato è diverso a seconda dello stakeholder che lo sta valutando. L'importanza di un KPI di efficienza tende a essere maggiore per chi gestisce il processo. L'importanza di un KPI di servizio di qualità tende a essere maggiore per chi fruisce del servizio, per il cliente. Come esempio molto macro. Questo significa che quando un processo coinvolge stakeholder diversi, ciascuno stakeholder sarà interessato ad aspetti diversi di quel processo. Ah, per me va tutto bene? No, per me fa schifo perché io lo vedo da un punto di vista diverso. Quindi, ogni KPI, o meglio, non posso pensare di progettare dei KPI se non decido prima qual è o quali sono gli stakeholder che mi interessano. Quindi in teoria è ogni volta che ho un processo, quindi ho la mia azienda, l'azienda è divisa in tanti processi, ciascun processo ha vari stakeholder, per ciascuno di questi stakeholder in ciascuno di questi processi posso definire quali sono gli indicatori di interesse, gli indicatori che indicano la bontà di quel processo, di interesse a un certo stakeholder. Quindi quando vedete anche le domande d'esame, vedete sempre che c'è scritto si definiscono i tre KPI più rilevanti dal punto di vista di un attore, di uno stakeholder. Perché se non definisco il punto di vista, quello che può essere importante per uno non lo è per un altro. Purtroppo è sfaccettata la visione del processo. Vabbè, questo è un esempio in cui fa vedere, ma ve lo lascio leggere per curiosità, per vari tipi di KPI, vari tipi di stakeholder che si arriva, no, a esempi diversi, ma gli esempi li facciamo tra un attimo sul nostro esercizio. Quindi, definiamo, noto il processo, noto lo stakeholder che ci interessa rappresentare, definiamo degli indicatori. Noi abbiamo già visto un pezzo, una slide molto simile a questa, quando parlavamo di interpretazione, e dobbiamo sempre ricordarci che quando definisco un indicatore devo sempre anche specificare come questo viene interpretato. No? Un numero assoluto, un valore numerico, da solo non dice niente, non comunica. Quindi devo sempre sapere o dire come posso valutare se quel valore numerico che ho ottenuto è da considerarsi buono o meno buono, ottimo, problematico, raffrontandolo ha dei valori di riferimento. Avevamo fatto il ragionamento insieme su quali fossero i modi per ottenere questi valori di riferimento. A seconda del modo che ottengo, ovviamente avrò, diciamo, dei metodi di lavoro diversi, ma alla fine ho un valore di riferimento con il quale vado ad affrontare il valore numerico ottenuto dall'indicatore. Quindi separiamo le due fasi, il calcolo dell'indicatore, come faccio a ottenere il numero, dall'interpretazione dell'indicatore, come faccio a valutare se il risultato che è uscito dal calcolo sia accettabile o meno e quindi mi dia indicazioni sul fatto che il processo debba essere in qualche modo migliorato. Quindi operativamente come potremmo pensare di progettarli questi KPI? Primo passo, devo decidere che cosa sto misurando, quali sono i processi,
La P di KPI è process, key process indicator. Quindi parliamo solo a livello di singolo processo. Il metodo dei KPI non funziona molto bene se stiamo cercando di cogliere una visione d'insieme dell'organizzazione, perché si focalizza invece sul singolo processo. Poi, dato un processo, definiamo quali sono i KPI e li descriviamo, qui è stato chiamato che creiamo un profilo, e diamo una definizione, anche qua cerchiamo di fare le cose in modo preciso, vediamo insieme quali sono i campi che ha senso specificare per questa definizione. A punti 4 e 5 ci dicono quali sono i criteri che ci permettono di preferire un KPI rispetto a un altro, la cosiddetta robustezza, KPI di tipo robusto, e che ci permettono di leggerli, no, in più modi, in più dimensioni. Ma andiamo per ordine. Allora, prima di tutto, selezione dei processi, noi abbiamo già gli activity diagram e quindi dobbiamo decidere per ciascun activity diagram a quale processo facciamo riferimento. No? Questo vuol dire che questo metodo del KPI a monte è applicabile solamente se abbiamo fatto una modellazione, se esiste un modello dell'attività dell'azienda organizzato per processi. Noi in questo corso abbiamo dato per scontato che fosse così, procediamo in questo modo, ma non sempre è detto che esista il modello. Quindi come prima cosa devo avere il modello. Dopodiché ragiono, avendo come, diciamo così, guida quel diagramma che ci dà i vari tipi di KPI, cerco di ragionare su quali siano quelli più rilevanti. Di nuovo, dato un processo, non devo fare 930 KPI, perché di nuovo sto producendo troppi dati che sono poi di difficile interpretazione. Devo fare degli insiemi ridotti, stringati, di alcuni indicatori che possono essere utili per alcuni stakeholder di quel processo. Quindi definire tanti KPI è facile, o meglio, definire tanti indicatori è facile. La K sta per chiave. Key process indicator, gli indicatori chiave, quali sono? Quelli più importanti per quel processo dal punto di vista di questo stakeholder. Questo ovviamente è la valutazione soggettiva. Se voi fate tutti i possibili raffronti tra input e output, trovate tutti i possibili KPI di servizio, tutti i possibili rapporti tra input, output e risorse di vario tipo, trovate tutti i KPI di efficienza e così via, ma di tutto questo possibile enorme numero di indicatori definibili, quali sono quelli chiave? Allora, quest'ultimo passo è un passo soggettivo, una valutazione nostra. E questi indicatori li definiamo in un formato standard che è composto da queste sei categorie, queste sei informazioni. Sei che sono i bullet di primo livello, anzi sono cinque, ho sbagliato a contare, di cui uno è un pochino più articolato perché è la parte di definizione metrica. Quindi ogni KPI cerchiamo di descriverlo in modo formale anche in questo modo, dove c'è alcuni campi che sono facili. Il nome, dovremmo dargli un nome, anche un simbolo a ogni KPI. La categoria è una delle categorie di qualità, servizio, efficienza, eccetera, che abbiamo visto prima. Goal è l'obiettivo di che cosa sta cercando di misurare questo indicatore. Scritto a parole, comprensibile. Cioè, diciamo che l'obiettivo di un KPI dovrebbe rispondere alla domanda: perché questo è un indicatore chiave per questo, per lo stakeholder, per questo stakeholder? Che cosa mi dà? Che cosa mi dice? E a questo punto ho tutta la parte di definizione metrica, matematica dell'indicatore stesso. Ci arriviamo tra un secondo. E alla fine
devo essere sicuro, devo dimostrare di essere in grado di ottenere i dati su cui l'indicatore si basa. Cioè, qual è la fonte dei dati? Dove li misuro i tempi? Chi li misura? Dove li misuro le qualità? Allora, nel nostro caso, la fonte dei dati spesso è il modello concettuale, perché un certo valore ce l'ho dentro a un certo attributo di una classe. So che ce l'ho, lo conosco, è lì, ho progettato il sistema in modo che ci fosse quel dato. Altre volte magari il dato non c'è, lo posso aggiungere. Magari nel mio modello concettuale aggiungo dei valori che mi servono per il calcolo degli indicatori, magari non servono per erogare il servizio di per sé, ma servono per poter calcolare gli indicatori che mi permettono di misurare come sta evolvendo il servizio. Oppure la fonte può essere il modello di processo. Se io voglio calcolare un tempo, un ritardo, una durata, io posso andare a indicare due punti sul mio diagramma dell'attività e dico, guarda, la fonte dei dati è misurare il tempo che ci mette il token per passare da questo punto a quest'altro punto. Lo indico, metto delle letterine, punto A, punto B, punto 1, punto 2 sul diagramma dell'attività. E qua dico che la fonte è il diagramma dell'attività su cui ho identificato i punti. Se prima dico qual è il tempo necessario per eseguire una certa azione, devo essere sicuro che nel mio diagramma dell'attività quell'azione sia ben identificata, dove inizia e dove finisce, e prenderò quelle misure. Altre misure sono invece un pochino più difficili da ottenere, come quando dovessi fare ad esempio un sondaggio, oppure ottenere i dati da qualche fonte esterna al sistema informativo stesso. Come ultima ratio è possibile ottenere dei dati su cui si basa il calcolo del KPI del mio processo anche da fonti esterne. Come ultima ratio, nel senso che ovviamente se i dati li ho già nel sistema informativo, sarebbe bene usare quelli. Quindi non dimentichiamoci sempre di chiederci, ma io poi questi dati li ho davvero? Oppure sto calcolando un indicatore che sarebbe bello calcolare se avessi delle informazioni che in realtà non ho? A volte quando creo un indicatore mi accorgo che non ho le informazioni, è un modo per scoprire che quell'indicatore non è relativo a questo processo, ma è relativo a un altro processo, a monte o a valle, o qualcosa di più ampio. Me ne accorgo dicendo, ma questo processo non sta gestendo questo dato? Ah già, perché magari questo indicatore non è troppo specifico. Per quanto riguarda invece la definizione del calcolo dell'indicatore, qui abbiamo, proponiamo essenzialmente cinque campi, i cui primi due sono un pochino, io li trovo spesso ridondanti, che è la procedura di misura e la formula. La formula è ciò che calcolo, la somma delle differenze tra tempi. La procedura di misura dovrebbe essere la spiegazione a parole della formula, ma non raccontando aperta tonda, chiusa tonda a parole, ma spiegare cosa significa quella formula. Che è diverso dall'obiettivo. L'obiettivo del KPI è a che cosa serve quell'indicatore. Ok, una volta che ho deciso cosa serve, qual è la strategia che uso per misurarlo? E poi qual è la formula specifica che uso per misurarlo? Fatto questo, gli altri due campi sono molto più semplici. L'unità di misura del risultato, il risultato viene un numero espresso in ore, giorni, euro, euro all'anno, pezzi al minuto. Quindi devo ovviamente, come qualunque valore fisico, assegnare un'unità di misura e verificare in quale scala è stato espresso. Quindi alla fine quel numero che esce è un numero nella scala dei rapporti, nella scala di intervalli, un numero nella scala ordinale. Quindi col campo scala sarà una delle cinque scale che abbiamo conosciuto.
E l'ultimo campo è l'interpretazione, cioè come fare a valutare se quell'indicatore è accettabile, o è buono, o è scarso, o è ottimo, ad esempio fornendo, come ci indicava una slide un po' prima, una soglia oltre la quale è accettabile e una soglia al di sotto della quale diventa critico e quindi all'interno delle due soglie è accettabile. Quindi abbiamo tre fasce, critico, accettabile, buono. E questo indichiamo due valori. Sarebbe bene, l'ottimo sarebbe maggiore di 5, ma è comunque accettabile se è maggiore di 3. Una frase di questo genere scriveremmo lì. Tra l'altro da questa interpretazione che descriviamo qua si deve capire anche se l'indicatore è un indicatore crescente o decrescente. Cioè se i valori maggiori sono preferibili ai valori minori o viceversa. Che so, il tempo di servizio è un valore che più piccolo è meglio è. E quindi i valori minori di 3 giorni sono perfetti, minori di 5 sono accettabili, una cosa di questo genere. Mentre un indicatore di efficienza, tipicamente, più è alto meglio è, perché mi dà la produzione fratto risorse, quindi a parità di risorse produco di più. Quindi anche qua l'interpretazione, devo chiarire questo piccolo dettaglio, no? Se il numero devo essere contento se cresce o contento se decresce. E cosa mi dice che ho fatto dei buoni KPI? Lasciamo perdere il riferimento ai CSF, che sarebbe Critical Success Factor, che non trattiamo, abbiamo deciso quest'anno di non trattare. Quali sono i criteri qui chiamati di robustezza? Cioè che ci dicono se la scelta dei KPI che abbiamo fatto è buona. Che siano comprensibili. Lo scopo di tutto questo lavoro è avere gli indicatori comprensibili. Che il costo di calcolo sia accettabile o minimo possibile, quindi non il costo dei prodotti, qui stiamo parlando del costo di ottenere l'indicatore. Se per ottenere un indicatore devo fare un'indagine con 100 persone, questo ha un costo che può essere, diciamo, accettabile o no, a seconda dell'importanza che ha questo indicatore. Però non lo rende molto robusto, nel senso che non è facile da ricalcolare, non è facile da aggiornare, da analizzare in modi diversi. Meaningfulness fa riferimento a quanto avevamo definito prima sulle misure meaningful, cioè che rispetti la natura delle scale dei valori che sono coinvolti. Meaningful vuol dire che ovviamente non deve fare, nel calcolo di quell'indicatore non devono esserci operazioni che sono vietate o illegittime, non meaningful secondo quella definizione, rispetto alla scala di misura con cui sono espressi quei numeri. La frequenza, quindi questo KPI si può calcolare con una frequenza sufficiente? Relativamente, frequenza ovviamente una volta a settimana, al mese, all'anno, ovviamente relativamente al processo che sto gestendo. Se sto valutando il processo di immatricolazione degli studenti al Politecnico, non ha senso misurarlo più di una volta all'anno, perché quello è un processo con cadenza annuale. Quindi misurarlo 3 volte al mese sarebbe del tutto inutile, non cambia quell'indicatore se non c'è un anno accademico nuovo, no? Però altri indicatori invece che vanno più sul continuo, a misurare processi continui, mi chiedo, è possibile variare la frequenza con cui li misuro? Beh, adesso ho misurato al giorno, ma lo posso vedere alla settimana? Lo posso vedere al mese? Allora, a seconda del processo di calcolo di questo indicatore, può essere più o meno facile impostare la frequenza di calcolo o l'intervallo di tempo di osservazione. Tutte queste qualità fanno preferibile, no? Rendono preferibile un KPI piuttosto che un altro, perché è più facile, più flessibile anche poi da interrogare, tra virgolette. E la struttura del KPI indica, no, quanto al suo interno va a catturare i vari aspetti di interesse e quanto sia possibile andare a poi analizzare questi aspetti di interesse al suo interno. Lo vediamo tra due slide quando parliamo delle dimensioni. Un KPI che possa essere tagliato, affettato secondo criteri diversi, no? È strutturato perché io posso, non so, un KPI molto semplice di volumi,
volumi di vendita. Volumi di vendita io li posso dividere per tempo, per mese, o li posso dividere per mercato, Italia, Francia, Germania, o li posso dividere per prodotto, o per categorie, per famiglie di prodotti, o per tipologia di cliente, retail o ingrosso. Vedete che quell'indicatore lì, banalissimo, è un indicatore di output, ha una sua struttura. Può essere letto in modi diversi, disaggregato in modi diversi. Allora, se è un indicatore di questo genere, già che ho fatto lo sforzo di calcolarlo, poi mi dà molte più informazioni. Vabbè, questo è il dettaglio di quella precedente. Ecco, parlando di questo, spesso le piattaforme software, no, che permettono di fare questo tipo di analisi, questo tipo di misure, ci permettono proprio di prendere un indicatore e di dividerlo secondo una serie di componenti, di dimensioni che lo compongono. Quindi l'esempio che facevo prima, immaginatevi quando fate un pivot in Excel, no? Avete una serie di dati, di quei dati li dividete per righe e per colonne secondo certi criteri. Poi potete sempre, dato un criterio, aggiungerne un altro e quindi spezzare ancora di più o dividere ancora di più il valore aggregato rispetto ai criteri aggiuntivi. Quindi in questo caso si tratta della possibilità di usare degli strumenti di analisi multidimensionale. Cioè analizzo un dato disaggregandolo secondo più dimensioni, quelle di interesse. Non lo posso disaggregare troppo, perché altrimenti ho delle tabelle di numeri enormi che sono di nuovo difficili da leggere. Però a seconda, magari a seconda dello stakeholder, interessa vederlo disaggregato in modi diversi. Quindi quando vado a prendere le misure di base, non vado a prendere solamente, quando parlavo l'esempio di un attimo fa, dei volumi di vendita, io quando vendo qualcosa non mi salvo solo più uno, ho venduto un oggetto in più, ma insieme a quella vendita mi salverò il prodotto, il mercato, la data, il valore di ciò che è stato venduto, in modo che poi in fase di analisi successiva ho tutte queste informazioni legate all'operazione di vendita che mi permettono poi di aggregarlo secondo criteri diversi. Questa è un'accortezza da avere in fase di raccolta dati, di avere un indicatore che mi dà un numero, ma quel numero dipende da una serie di dimensioni, di fattori, che poi posso vedere sommate tutte insieme, oppure separarne alcune. Di solito questi tagli, queste dimensioni, sono quasi sempre dimensioni nominali, talvolta, ma raramente, ordinali, oppure temporali, spesso molto a intervalli di tempo. Ma se no, quando dicevo prima, la tipologia di prodotto è una scala nominale, tipologia di mercato, nazione, è una scala nominale. Il mese di vendita è una scala a intervalli, oppure ordinale, se vediamo i mesi ordinati dall'1 al 12. Quindi sono gli indicatori di più basso livello che servono per segmentare indicatori più articolati, più complessi. Vabbè. Andiamo a fare qualche esempio. Ok? Allora, come lo descriviamo questo? Lo descriviamo semplicemente in una tabella. Quindi io qua mi sono aperto un file Word e proviamo a definire qualche indicatore per qualche processo del nostro esempio dell'hackathon. Allora, andiamo prima a prendere che cosa? A prendere il diagramma di processo, l'activity diagram. L'activity diagram che descrive appunto i processi della nostra organizzazione, quindi di tutto il modello. Quello che ci interessano sono i diagrammi delle attività, che sono questo, se non sbaglio. No, scusate, questo è un modello concettuale, pardon. Questi sono i casi d'uso. C'è il ciclo di vita dell'hackathon, che questo è uno. C'è l'iscrizione del partecipante, selezione dei giudici,
risposta a una domanda e valutazione dello stato di avanzamento lavori. Possiamo partire, ciclo dell'hackathon è un po' generale, magari lo vediamo dopo, possiamo partire dal processo su cui abbiamo già lavorato a livello di casi d'uso, no? Che è quello di iscrizione. Allora, il processo di iscrizione coinvolge tutta la fase in cui un partecipante, da partecipante non registrato, diventa un partecipante registrato e facente parte di un team, nel caso positivo. Ok? Secondo un certo processo che abbiamo già visto. Chi sono gli stakeholder principali di questo processo? Sono sicuramente il partecipante e l'organizzatore. I giudici qua non c'entrano, magari non sono neppure stati nominati, non intervengono. I due stakeholder principali sono questi, partecipante e organizzatore. Quindi noi potremmo definire dei KPI per questo processo dal punto di vista del partecipante, che magari sono diversi, possono essere diversi, dei KPI dello stesso processo dal punto di vista dell'organizzatore. Ok? Quindi scriviamo un po' questa cosa. Il processo è iscrizione di un partecipante. Se il processo è iscrizione di un partecipante, quindi possiamo definire i KPI del processo iscrizione di un partecipante dal punto di vista del partecipante. Fatemi anche scrivere stakeholder sopra quali sono, partecipante e organizzatore. E quindi abbiamo un insieme dei KPI dal punto di vista del partecipante e un insieme dei KPI dal punto di vista dell'organizzatore. Cominciamo magari ad analizzarne alcuni dal punto di vista del partecipante. Allora, come procediamo? Adesso qua procediamo un pochino per intuito. Cerchiamo di visualizzarci la mappa dei vari tipi di KPI, delle varie categorie di KPI, qualità, servizio, efficienza, e chiediamoci, no, proviamo un po' a pensare alle varie misure, quali possono essere più interessanti per il partecipante. C'è qualche criterio generale, no? Dicevo, all'organizzatore interessano spesso di più le misure di efficienza e invece all'utilizzatore, come potrebbe essere in questo caso il partecipante, interessano forse di più le misure di servizio e di qualità. Uno vede il processo dal di fuori, l'altro vede il processo dal di dentro perché lo sta gestendo, lo sta organizzando. Il partecipante si iscrive una volta. Quindi dei KPI che tengono conto del numero di iscrizioni non gli interessano. Quante iscrizioni al giorno ci sono? Ma che me frega, io sono io uno, voglio sapere come va la mia iscrizione. Non mi interessa quanto bene questo processo stia gestendo grossi volumi di iscrizioni. Quindi il punto di vista è diverso rispetto invece a quello dell'organizzatore che vuole avere tanti iscritti. Allora, mettiamoci dal punto di vista del partecipante. Il partecipante fa una certa serie di operazioni . Cosa vuole fare lui? Beh, innanzitutto vuole iscriversi. Non so se è un termine tecnico, ma col minimo sbattimento possibile. Quindi, prima di tutto, quanto tempo ci vuole a gestire questo processo? È un indicatore che fa piacere o meno piacere al partecipante.
E poi l'altro indicatore, forse ancora più importante, è quanto è facile entrare in un team. Adesso sto dicendo così, poi cerchiamo di formalizzarlo, no? Cioè alla fine l'iscriversi è una questione di fornire dei dati. Vabbè, speriamo che sia facile, veloce, snello l'interfaccia per farlo. Ma poi c'è il problema che io devo trovare qualcuno a cui unirmi per formare un team. Quanto è difficile? Cioè, quante volte mi chiudono la porta in faccia? Oppure al primo invito riesco a entrare? Oppure quando faccio una richiesta, quanto tempo devo aspettare per avere la risposta prima di poi eventualmente fare un'altra seconda richiesta? Allora, vediamo se sui tempi o sui numeri, questi sono poi fattori che mi fanno dire che questo processo di iscrizione funziona bene oppure male, dal punto di vista di chi si sta iscrivendo. Allora, questi sono, in qualche modo, i goal di questi KPI. Allora, proviamo, me ne sono venuti in mente tre, così, cercando di riflettere, visualizzandomi la mappa di KPI. Quindi possiamo magari fare una tabellina, vediamo se ci sta o se diventa leggibile, di questo genere, con quattro colonne, in cui, allora, nella prima colonna metto il nome di ciò che sto cercando di definire, che sono questi, nome, categoria, goal, poi abbiamo, pardon, la metric, la definizione metrica che è composta da procedura di misurazione, formula, la scala, un'unità di misura, scala e interpretazione. E poi abbiamo il sorgente, la fonte. Queste quattro fanno parte, questi cinque dati fanno parte della... della metrica. Le ho messe così solo per far vedere che sono vari aspetti di un unico punto. Allora, qui ne abbiamo definiti, pensati, tre, almeno a me sono venuti in mente tre. Dove il primo non è formale scrivere sbattimento complessivo, ma può essere l'impegno, lo sforzo complessivo nel completare il processo. Quindi voglio che questo processo sia leggero da completare. Voglio che sia facile trovare un team. Quindi voglio misurare la facilità di trovare, di essere inserito in un team. E in particolare, nell'inserimento del team, voglio che il tempo di risposta sia rapido. Quindi evitare delle attese nella formazione del team. Le attese sono un problema, perché se tu hai due persone prima a cui vorresti chiedere, chiedi al primo, fin tanto che il primo non ti ha risposto non puoi chiedere al secondo. Se il primo è lento a rispondere, il secondo magari è una persona appetibile, ha già formato il suo team, ha già raggiunto la dimensione massima e non ti può più, non potrai più far domanda al secondo se il primo non ha risposto in tempo. Quindi questo è un aspetto critico di questo processo. Magari l'abbiamo progettato male, magari quest'idea di fare gli inviti a cascata fa schifo. Ce ne accorgiamo misurando questi indicatori qua. Cerchiamo anche appunto di trovare degli indicatori che
che permettono di valutare, cioè il processo è una scelta, adesso lo stiamo misurando così com'è, ma lo scopo della misurazione è di avere dei valori, degli indicatori che ci permettono di migliorarlo il processo. Qui se vediamo che ci sono degli indicatori che sono fuori scala, non sono ciò che ci aspettiamo, allora possiamo modificare in un'iterazione successiva il funzionamento del processo, almeno abbiamo capito cosa c'è che non funziona, no? Questo, l'ho detto, obiettivo come appunto dal punto di vista dello stakeholder. Cosa lo stakeholder vorrebbe? Adesso proviamo a tradurre questa espressione, questo desiderio espresso dallo stakeholder in una definizione precisa. Quindi, come misuriamo lo sforzo complessivo nel completare il processo? Lo sbattimento. Beh, il processo è questo, lo possiamo misurare come il tempo che intercorre da quando lui decide di iscriversi a quando finalmente si è iscritto. Il periodo di tempo della sua vita in cui ha il cruccio di dire ma sarò iscritto all'hackathon o no? Allora, quando è che lui decide di iscriversi? Qua direi. Perché ricordiamoci che il partecipante prima si registra alla piattaforma eventualmente e poi si iscrive all'hackathon. Quindi fin tanto che le iscrizioni non sono aperte, è inutile che lui stia in ansia, stai tranquillo. Le iscrizioni aprono solo giovedì prossimo, tu fino a giovedì non pensarci. Quindi è inutile che io cominci a contare il tempo da prima dell'inizio delle iscrizioni. All'inizio delle iscrizioni, quando tu cominci a decidere di iscriverti, allora mettiamo un punto qua, chiamiamolo punto A, che identifichi un punto ben preciso all'interno del diagramma di processo. E poi sono a posto quando finalmente si è formato il team. Quindi il punto B. Possiamo mettere quanti marker vogliamo nel nostro processo in modo da rendere evidente che cosa stiamo misurando. Allora, misureremo, quindi, la nostra procedura di misura è di valutare l'intervallo, la durata, diciamo, del processo di iscrizione. Attenzione che la durata di un processo di iscrizione è un numero, non è ancora un indicatore, è un dato. Perché per me è durato 3 giorni, per te è durato 6, per te è durato 8, per te è durato 1 giorno. L'indicatore lo ottengo quando questi dati vengono aggregati in un unico valore. Allora, la cosa più semplice che posso fare è, ad esempio, la durata media di un processo di iscrizione. In media quanto dura, oppure il massimo. Oppure quanti partecipanti hanno una durata del processo di iscrizione maggiore di 5 giorni. Ci sono tanti modi di misurare, no? Questo, basandosi su questo intervallo di tempo. Il valore medio, il valore massimo, l'ottavo decile, quindi il valore entro cui l'80% delle persone riesce a iscriversi, oppure il numero di persone che ci mette più di un certo tempo soglia che riteniamo accettabile. E dipende da quale fenomeno che vogliamo osservare. Vogliamo vedere quelli lenti, vogliamo vedere quelli veloci, vogliamo vedere un valore complessivo, la dispersione di questo valore.
Quindi anche su questo potrebbero esserci tanti indicatori diversi che vanno a cogliere aspetti diversi di questo fenomeno. La cosa più semplice, ho pensato di fare una media. Quindi, come la calcolo questa media? La calcolo facendo la media di TB meno TA, dove A e B sono i due punti che ho messo prima nel diagramma dei processi. Quindi ogni volta che il token passa da A, poi passa da B, devo ricordarmi, no, nel mio sistema informativo di livello operativo, di registrare l'ora, l'orario a cui il token di ciascuno passa da A e il token di ciascuno passa da B. Questo vorrà dire che nel mio modello concettuale dovrò aggiungere due campi dentro la classe iscrizione, che sia data, ora di inizio e ora di fine, data e ora di inizio e data e ora di fine, per essere preciso, non andiamo a fare per non complicare troppo il modello concettuale. Però da qualche parte questi dati dovranno essere registrati a livello operativo per poter essere usati a livello manageriale. E poi devo precisare un po' meglio, perché se guardo questo processo, ho messo il punto B qua, ma c'è una serie di utenti che non passano da B. Quali sono gli utenti che non passano da B? Sono quelli che non riescono a completare la formazione del team prima che si chiudano le iscrizioni. Questo è un altro problema. Da questo punto di vista, quando siamo dentro questo indicatore, in qualche modo ci disinteressiamo di quel problema, lo vedremo magari nei KPI dell'organizzatore, cioè quanti desiderosi di iscriversi non ci riescono. Qui dobbiamo solo precisare che questa media viene fatta su quale universo di valori? Su quelli che effettivamente riescono a iscriversi. Non ha senso calcolare questo TB-TA se io non passo da B. E forse non ha neanche senso calcolare questo intervallo per quelli che alla fine non si riescono a iscrivere e quindi scade il periodo di apertura di iscrizioni, solamente per quelli che si iscrivono. Quindi questa media va calcolata su tutti i partecipanti che si iscrivono, che completano un team, cioè che passano da B. Non sono tutti, quindi se ho, perché il numero di token che passano da A è diverso dal numero di token che passano da B, alcuni si perdono per strada. Allora, nella parte formula dobbiamo scrivere le istruzioni, le indicazioni affinché chiunque possa calcolare in modo oggettivo il valore di questo indicatore. Nella parte procedura di calcolo invece siamo più descrittivi, cerchiamo di spiegare l'approccio che abbiamo dato. Però se uno guardasse solamente la parte formula senza capire nulla di tutto il resto, dovrebbe essere in grado di calcolare quell'indicatore. Anche perché lo vogliamo far calcolare da una macchina, quindi da qualche parte deve esserci scritto esattamente cosa calcolare. Questa, espresso così, può essere espresso in unità di misura giorni, non andrei a misurare in secondi. E in che scala è espresso questo valore? Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una differenza di tempi. Il tempo è una misura nella scala degli intervalli. Quando faccio la differenza da due tempi, il coefficiente, il termine noto, si semplifica e quindi ottengo il risultato che è nella scala dei rapporti. Infatti, TB meno TA uguale a 0 ha significato. Lo 0 significa che la risposta è immediata. Ovviamente non è fattibile in questo caso, ma dal punto di vista della misura, il valore 0 non è un valore arbitrario, ma è un valore che rappresenta un ben preciso fenomeno.
Quindi la scala è la scala dei rapporti. Questo valore che esce fuori, che è un numero in giorni, come deve essere interpretato? Adesso nel testo esercizio non c'era scritto qual era la durata del periodo di iscrizione. Il periodo di iscrizione poteva essere di 5 giorni o di 20, non lo sappiamo. Però come lo interpretiamo questo valore? Possiamo dire che è ottimo se è minore di 2 giorni? Sto inventando, ovviamente. Per poter mettere un valore sensato dovrei o fare un benchmark, o avere un obiettivo, o analizzare dei dati storici, cioè i vari metodi con cui possiamo fare l'interpretazione. Qui non possiamo fare, non abbiamo i dati, possiamo inventare con buon senso, no? Quindi è ottimo se minore o uguale di 2 giorni, accettabile se di nuovo ne invento una minore o uguale dell'80% del periodo di iscrizione. Cioè, idealmente mi iscrivo, dopo un paio di giorni sono a posto. Se no, se il periodo di iscrizione è di 10 giorni, vabbè, l'importante è non arrivare troppo a ridosso della fine. Quindi metto comunque accettabile se riesco a iscrivermi con un certo margine di tempo rispetto alla fine di iscrizione. Se avessi invece un valore medio, in realtà quello è un valore medio, quindi forse 80 è fin troppo, diciamo 70. Però come dico, qui sono numeri che sto inventando. Per mettere i numeri reali dovremmo fare l'analisi dei dati precedenti, oppure dei benchmark di cose simili. Ma qua forniamo un esempio di un tipo di interpretazione possibile. Poi ovviamente i numeri specifici inventateli anche voi a buon senso all'esame. Non è che andremo a discutere se è meglio 2 o meglio 3 giorni. È chiaro che se rispondete 20 minuti non ha tanto senso. E quindi qua ho indicato due soglie per dividere i valori dell'indicatore in quelle tre aree, buono, accettabile e critico. Quindi se quella media è maggiore del 70% del periodo di iscrizione, che se il periodo di iscrizione fosse 10 giorni fa 7 giorni, se fosse 20 giorni fa 14, allora se quell'indicatore entra in quell'area è critico, perché sto rischiando di perdere la possibilità di iscrivermi per un numero significativo di utenti. E la fonte? Beh, la fonte è ovviamente il diagramma dell'attività. Abbiamo messo il punto A e il punto B da cui andare a misurare, a cronometrare, mettere un cronometro virtuale, no? Che va a misurare questo intervallo di tempo. Cioè, poi ovviamente l'attività diagramma è solo un disegno su un pezzo di carta. Questo significa che nell'implementare quell'attività diagramma all'interno del sistema informativo dovranno essere raccolti quei dati, ma ho identificato già esattamente dove e quali. Mi manca ancora la categoria, allora questo è chiaramente un indicatore di servizio, dalla richiesta di iscriversi all'avere il team formato, quindi confronto il tempo di richiesta con il tempo di accettazione, quindi è un indicatore di servizio / tempo di risposta. Servizio è la macro categoria, la sottocategoria è response time. Poi se ci serve può essere utile dare anche un nome, nome inteso come simbolo, come sigla, a questo indicatore, che potrebbe essere T iscrizione. Dare un nome a questi indicatori mi serve soprattutto se devo richiamare quell'indicatore all'interno di un altro KPI
per calcolare degli indicatori derivati, no? Allora lo metterò poi quel simbolo nella formula. E così via per gli altri. La facilità di essere inserito in un team, mi è chiaro il concetto, devo decidere come misurarlo. Quindi prima deve essermi chiaro l'obiettivo. Io come stakeholder a che cosa tengo? E poi da lì devo definire una procedura, una strategia di misura. Ok, questo mio gradimento o mio desiderio di essere facilmente inserito in un team, come lo vado a misurare? Ad esempio, un modo che mi viene in mente è misurare il numero di rifiuti. Quante volte vengo rifiutato? Quanto è probabile, facile, o viceversa difficile, che io venga rifiutato, che una mia richiesta venga rifiutata? E quindi quante domande devo fare? Il numero di domande che devo fare sarà numero di rifiuti più uno, no? Perché l'ultima finalmente mi accettano. Cosa è più facile da spiegare? Forse il numero di domande che devo fare. Quindi valuto il numero di domande da fare prima per entrare a far parte di un team. Come si chiamavano? Si chiamano richieste forse, vero? Richieste, non domande. Cerchiamo di usare sempre i termini in modo coerente con quello che abbiamo fatto prima. Numero di richieste, di nuovo questa è la misura, non è ancora l'indicatore. Io ho fatto una richiesta ma l'ho preso subito, tu ne hai fatte 8 e poi alla fine l'hanno preso, l'altro ha fatto 2 richieste, l'hanno preso, eccetera. Alcuni 0, eh? Coloro che magari sono bravi e qualcun altro fa una richiesta a loro, loro accettano questa richiesta, ma loro essi stessi non sono obbligati a fare una richiesta per entrare in un altro team, c'è questa asimmetria. Quindi in alcuni casi può essere anche 0. Però questo è di nuovo un dato, il singolo dato. Come lo aggreghiamo? Allora, per sapere come lo possiamo aggregare, come lo possiamo contare, ragioniamo anche sulla scala. Che scala ha questo valore? È un valore su scala assoluta. È un numero di richieste. Numero intero, non lo posso misurare in metri, lo misuro in numero di richieste. Quindi questa è una metrica che si basa su un dato misurato su una scala assoluta. Quindi posso fare tutto ciò che voglio, potrei fare la media, potrei fare il massimo, il minimo, la varianza, eccetera, ciò che voglio, oppure di nuovo potrei fare un ragionamento a soglia, dimmi qual è la percentuale degli utenti in cui il numero di richieste è maggiore di 5. Facciamo la media per farla facile, e quindi avrò la media come formula del numero di richieste per ogni partecipante. Allora, questo qua, vediamo questa formuletta qua, andiamo a capire che cosa stiamo calcolando. E la calcoliamo questa volta sul modello concettuale. Cioè noi abbiamo un partecipante che fa più richieste ad altri partecipanti.
Quindi quello che stiamo contando è la molteplicità di questa relazione partecipante richiede, di quante richieste sono state fatte. Quindi quel dato ce l'abbiamo già, sì, è lì. È il numero di volte che un partecipante ha fatto una richiesta a un altro. Quindi in realtà non si chiamava esattamente richiesta, si chiamava richiede la media del conteggio di partecipante.richiede. Scritto partecipante.richiede come se fosse una colonna di una tabella di un database, no? Ho la classe partecipante. Questa classe partecipa in una relazione richiede altro partecipante. Dato un partecipante, quante volte lui è associato alla relazione richiede? Mettiamoci, potete mettere un punto, potete mettere una frecciolina, non ci diamo qua una sintassi precisa. L'importante dal punto di vista matematico, dovete scrivere la sommatoria, scrivetela come sommatoria, l'importante è avere una formazione precisa. Ogni partecipante partecipa alla relazione richiede, è una relazione molteplice, può avere una molteplicità. Conto qual è questa molteplicità. E di questo conteggio avrò un numero, un dato per ciascun partecipante. Di questi dati faccio la media. Ok, quindi io faccio due operazioni, perché io ho tante richieste. Queste richieste poi le raggruppo per partecipante. Partecipante 1 quante ne ha fatte? 7, ok. Partecipante 2 quante ne ha fatte? 5. E faccio la media di 7 e 5. Quindi il mio dato grezzo assoluto è questo. Il fatto che sia stata fatta una richiesta. Il dato scala absolute che viene misurato. Questo dato viene prima aggregato per partecipante, contando quante sono queste richieste, e poi mediato tra i vari partecipanti. E quindi abbiamo questo valore qua. L'unità di misura è il numero di richieste, essendo un numero di richieste in realtà matematicamente non c'è l'unità di misura, no? È un numero assoluto appunto, senza unità, però magari possiamo scrivere che cosa rappresenta questa unità. Ed è un indicatore del numero di servizio che io assimilerò alla categoria degli ordini perfetti. Cioè mi dice quante delle richieste di iscrizione alla fine, no, sì, alla fine portano la formazione di un team. In realtà c'è anche un fattore di efficienza dentro. Potrei anche vederlo come un KPI di efficienza, perché in qualche modo per un risultato, un output che produco, mi sono iscritto in un team, ho delle risorse che sono le richieste che sono consumate in modo maggiore. Come tutte le classificazioni, questa non è una classificazione che può essere rigidissima, no? Quindi la stessa cosa, lo stesso indicatore potrei vederlo da punti di vista diversi, quindi posso vederlo come un indicatore di servizio ordini perfetti, oppure lo posso anche vedere come un indicatore di efficienza, perché ho il output su risorse. È un po' strano come efficienza, perché l'output in questo caso è uno solo, le risorse sono, ripeto, tante volte in operazione. Di solito invece l'indicatore di efficienza indicano, data una certa risorsa, quanti output produco. Però è sempre dello stesso tipo. Per ogni team accettato, quante richieste ho fatto, quante risorse ho impiegato. Ovviamente tutta questa parte qua
no? Categoria, obiettivo, ci aiutano a capire. Ciò che conta, ovviamente, dal punto di vista formale, è la formula e il fatto che la formula sia compatibile con la scala. Ok, abbiamo 30 secondi per dare un'interpretazione a questo, che è ottimo se è minore di, anche qua potrebbe essere 2, accettabile se è fino a 4, ad esempio. La fonte questa volta non è l'activity diagram, ma è il diagramma delle classi. E in particolare, lo sappiamo, la relazione richiede che è una relazione riflessiva tra partecipante e partecipante. Ok? Quindi, vabbè, già domani in laboratorio, poi giovedì andremo avanti a fare altri esempi, applicando questo metodo di analisi a vari altri processi. Ci vediamo domani.